qualsiasi per con i loi, stompi la lane e attiri gli avversari. E dici, venite qui, sono free kill. E poi bang, tentacolo. Se bevo Ruined Water arrivo Silver 3, eh? Non te lo posso assicurare, gli effetti possono variare. Comunque, con questo game, vabbè, Karthus non cambia, fa sempre il full clear, c'è poco da fare. Starto al blu, c'ho paura dell'invade dei Kha'Zix a livello 1. C'è qualche tizio che fa l'invade a livello 2 sul Karthus in giungla, quindi magari la metto la vision qui. Allora, vediamo un po' sta chat, come sta qui, la devo alzare. Tanto arrivo qui. Ci siamo? Un po' più bassa. Ok, direi che la teniamo così. E ci siamo. Possiamo andare back. Mettiamo la vision qui, non si sa mai. Non è che ha preso l'ignite, no, bene. Ha preso il PTA. Fatto jungle come lo vedo. Buono per il game, non è male. Ma in realtà non sto in bronzo 4, Rufy. Cioè, sto facendo ancora il placement, ma la maggior parte delle persone mi matcha contro gold 4, silver 1. Questo è lo gold. È lo silver 1, meglio, metti. Colpisce? Dov'hai, mi? Posto così. Aspettiamo di regolarci il più possibile con l'item. Che quando siete low vi curate più dall'item. Ci abbiamo un po' paura qui magari. Non proprio paurissimo in realtà, però. Questa mi aiuta molto. E Maria Gavix sono finito. Che c'è una ward anche là. Forse perdo un po' troppi HP nel full clear. 10, 9, 8. Non ho visto dove è startato Gavix, questo è un problema, my bad. Tutte le lane sono pushate. Andiamo back. Non posso rischiare di andare a prendere un crab con questi pochi HP. È un suicidio. Devo guardare in giro per la giungla e vedere se vedo Kha'Zix da qualche parte. Cerco di prendere il crab top, ma con tutte le lane pushate così non si può far nulla. Mi aspettate che skin di zona me ne prendo una subito. Dipende da quella che ti piace, skin, dobbiamo. Se ti piace skin di zona prendila, se no no. Ok, il crab c'è, buono. Un Kha'Zix la dovrei prendere. Ma io la metto.
Forse qua era meglio mollare il crab, maybe. Diamo un'occhiata qua. Avete mai visto un cactus che invade un Kha'Zix? Adesso l'avete visto. Ma non ce l'hai il barile, fai scoppiare. Dark Harvest, boy! Facciamo tutto il giro, 1 minuto e 24 per il blu. In realtà è un po' così. Il crab c'è up, no, non l'abbiamo preso. È un giro un po' minchiarelli questo. Forse è meglio fare il giro opposto, però preferirei andare a beccoli nel giungla. Anche sto un pochino letto. Facciamo il 6 super fast e gol. Riesco ad andare a becco di tenda giungla enorme, dai. Poi ci muoio probabilmente. Ho sbagliato. Ho fatto una Q sbagliata. Devo uccidere due persone qui almeno. My bad. C'è il crab che è spawnato e purtroppo non riesco a prendere. Oppure riesco a prendere. No, pushiamo. Pushiamo bot e ci arriviamo. Mid è morto. Sta a livello 5. Non so come hai fatto, mate, ma congratulazioni. Complimenti. Con questo crab non mi spiace che lo prenda. Ora so come hai fatto. No, lascia perdere. E lo facciamo una finaccia. Dammi una mano a te. Non l'ho smaitato apposta perché lo volevo vedere qui dentro. Grazie, Adol Escape. Ma che c'hai nella testa? Che c'hai nella testa? Cioè, ah, già un po' di, non c'è il flash? Damogli un po' un escape, non si sa mai. Non lo smite questo. Quello ormai sarà andata via. Chi la rivede più? Però era uno shutdown pure questo. Un po' meno grosso magari, ma era uno shutdown. Al back voglio fare questa roba qui. Voglio fare full clear di cattiveria. Comunque questo game è molto meglio per noi perché sono full AD, cioè i nostri è una full AD con, quindi io rendo molto meglio in mezzo a una full AD con. Comunque mi sembra clear tutto qua e vado a prendere il crab senza peccare. Sì, lo faccio. Facciamo doppia macipè, niente anello mi sa sto game. Yes. Oh, si è fatta la mia roba? Mannaggia.
Deve essere fatto tutto qua. Sì. Ah no, mi ha ammazzato quel red, cavolo. Ma non così, dai. Pensai che ci avevo pure cercato lì, pensavo se ne fosse andato via. Gli ho dato uno shutdown io, vero? 200 gold, sì. Ecco, gli ha parato il tavoletto. Ci penso io, tranquillo. La prossima wave non gliela push, meglio lasciarla even qui. Si fa un buon counter gank in bot, penso sì. Però preferisco andare a prendere la farm in jungle. No, Kha'Zix non ci vale. Stanno a fare l'herald i miei. Ci ha preso lui. Oh, sti top laner che prendono il crab e non sanno che farne. Andiamo subito a usarlo, eh. Siamo dove? Non importa, siamo il crab. Volete la R? Vedete sì. Ce la faccio, tirarla giù intanto. Lo faccio qua il Mechai. Morello completo? Sì, c'hanno la marea di cura. Mi sa che mi faccio una zona però. Mi sa che una zona me la faccio. Poi staff non penso di farmela per un bel po'. Mi faccio pure questa e inizio ad andare per la zona. Qua a volte per farmi venire in top a darmi fastidio hanno perso un sacco di roba comunque gli avversari. Che ci va bene, facciamo un bel full clear qui. Mi ha preso un sacco di gold in top, siamo belli fiddati. GP, il team peccato che è quello che è, però che ci vuoi fa? Sono tutti bad. Però sono Karthus con un full AD team, quindi se questi si stanno a fare tutti i tapi dovrei shottare tutto. Comunque penso di farmi la zona qui per forza.
Mi servirebbe una manina qui. Non c'ha lì, non penso. Salve. Hello, eroe. Come stai? Lo chiediamo sto match un po' ottimistico, secondo me ci sta, dai. Mi chiudo pure lo stopwatch, così c'ho un po' di roba. Poi mi faccio la Zonia e il Rabadon. Ancora stop. C'ho ora e mi uccido, non spiegavo. Perché c'ho pure il mechai dietro, capito? Allora, adesso sto senza zona, quindi gli infect saranno un po' complicati per me. E là, signor Goddener, grazie per l'off-mate e benvenuti ragazzi. Allora, il Drake penso dovremmo lasciarlo perdere, perché non ho la Zonia. Secondo me è un po' un mezzo suicidio del Drake adesso. Cioè, perdo le stacche Mejai. Chi è là? Signor Re Felix, benvenuto a mettere Game Academy, welcome. Mamma mia, quanto è fiddato sta gente però, eh. Cioè, quanto li stanno fiddando. Questo ci può stare, secondo me, come idea. Tanto che loro si vanno a fare il Drake, noi ci facciamo questo. Stavolta Mario prendo io. Che so cosa farne. Ma no, qua ci serve un buon fight. A me serve intanto pure la Zonia. Se loro ci ingaggiano deep, noi dobbiamo anche dare. Il problema è che hanno preso i miei alleati, tutti i champion difficili a giocare, capito? Non è che hanno preso robetta e tu dici, vabbè, auto attacco e basta. Venne scala, quindi ci sta. Bard però è difficile, Zed è difficile, GP è difficilissimo. Quindi non sarà proprio facilissimo, però, l'ho detto. Se non faccio cazzate, dovrei riuscire a carriare pure questo. Stavolta nessuno di loro dovrebbe buildare MR, anche se io non so questo perché a quanto pare se la buildano stesso le MR. Infatti Mercury contro GP si è fatto. GP Z Vayne si è fatti Mercury. I don't know. Lasciamo GP spit pushare.
Per l'Herald c'è ancora un po' di tempo. C'ho la zona finalmente. Che mi serve per rimanere in vita in fight. C'hanno parecchio AD, parecchio burst. Voglio rimanere a fight in mezzo al team per parecchio tempo. Perché devo anche applicare il morello. E non ho un team, capito? Quindi non posso fare da dietro kitando back. Devo stare in mezzo alla mischia. Guarda, con un attacco quanti anni gli ha fatto questo. Circo d'ogni. Vediamo se mi ingaggia questo. Cioè, vedete che non hitto con stun purtroppo questo. Preso un po' di stack magiai. Penso che convenga usare la T adesso. Porco, benissimo preso. Quanti ho dato shutdown? Parecchio, mi sa, 500 gold. Vabbè, però abbiamo preso un sacco di roba e comunque forte per noi sta roba. Considerate quanto stavamo indietro. Ok, ora basta, basta. Stavamo indietrissimo qua. Ma in che lo sto giocando? Questi sono Silver 1 Gold. Siete voi, ragazzi. Statisticamente parlando, siete voi. Serve sto Drake. Non so se ultarli, mi sa che li ulto prima a questo giro. Non c'ho nessuno che mi aiuta con la vision. Va bene, va bene. Ci facciamo faccio il Nashor, penso sia. Sì. Mi serve una mano.
Buono. Il Rabadon ce l'ho quasi, quindi sono praticamente full build. Oh. Prendo sto campo e vado back. Sarebbero andati via adesso. Ok, c'ho parecchio più, andiamo. Però le mie sigarette pure in jungle, metta. Sono un jungler, non sono abituato a farmare, no? Vayne deve ancora andare back. Vayne, reset. C'è tipo 2000 gold in bag. Ci deve chiudere Ginz più un altro item. Una roba fuori di testa, ancora una resettata. Ginz più. Ah, c'è solo la Ginz. Pensavo più pezzi. Forse non l'ho farmata per niente. Sono morto pure io. Perché è un po' sad, però. Forse potevo sopravvivere. Però sono morti tutti loro. Questo pure il nostro Zed muore ovviamente perché non è capace. Ah! Ah! Mega play, mega play! No ult! No ult, ragazzi, è morto! No ult! Adesso potete pushare! No ult! Back. E giochiamo per sta roba qui. E Zed, ragazzi, è un champion complicato, non lo giocate. Se... Lasciate perdere, giocate qualcosa di più semplice. Grazie per il supporto, signor Procco! Welcome man, benvenuto ai Game Academy! Un bel spam ai pugni per il signor Procco. No, pochi pugni, ragazzi. Ma ci abbiamo così pochi pugni in chat. Ragazzi, ci sono così pochi sub in chat. Non spammate più i pugni. Boh, io da domani quitto lo stream. Ragazzi, riproviamo. Pugni in chat. Oh. Un champion per iniziare, quello che ti piace più. Ti piace Zed, gioca pure Zed, però prenderai un sacco di schiaffi. E io ti consiglio Orianna, non è proprio facilissimo, però è un champion senza tempo. Anche se vai behind, alla fine sei utile per il team, no? Invece Zed, come tutti gli assassini AD, se vanno indietro, poi non fanno più nulla, capito? Ragazzi, quanto siete bad però, eh. Oh, mi hanno fiddato a sfuck sto tizio. Adesso si prende pure il Drake. Grazie per il sub. Chi è stato? Chi è stato? TechArt, benvenuto ai Game Academy. Oh, lei still too strong, no, mate, è che non hitti non stanno manco a pagarlo. Se, cioè, in pratica stiamo giocando senza Bard. Allora, facciamo così. NTF, let's engage first. Bard, use R on Xayah when you see her. If she uses her R, we are good. Non sei bad.
Zed stop solo. Dovevamo andare in 4 bot semplicemente. Cioè, sto fight avevamo pure vinto, poi il team mio è veramente garbage. In effetti a me non serve a farlo, posso lasciare le mie. Non so se voglio cambiare sto Mejai magari. Quanto sei bella. Corri via, basta. C'abbiamo un team veramente bello, veramente bello. Non so, cioè, avevamo un'occasione per vincere, abbiamo un po' buttata nel cesso, perché, cioè, sto Zed continua in ta... Always, e c'hanno un AD carry che è difficile da uccidere, purtroppo. Potevamo farci... quella roba in cui dovevano morire tutti e... venne riuscita in ta di nuovo. Questa tizia come la tiro giù? Cioè, c'ho il Murello. Qua sto togliendo minion, non so che non dovrei far male, li sto solo togliendo. C'è il loro terzo Drake, pure questa era una bella merda. Cioè, vedete come Zed può solo intare il game? Perché è inutile, ha solo intato fino adesso. Bard pure stessa cosa, eh. Avete visto che non sa usare la R. Fatemi ripullare un pochetto intanto. Se non mi prendo sto Rick adesso non me lo prendo più. Era smart e Kha'Zix poteva venire qua a prendersi il Drake mentre noi pushavamo. Base. Ah, non so se vende i boots, quasi quasi. Perché non riesco a tirare giù la gente. Faccio un bel liandrone. Che dici?
quanto sei inutile, ce la fai a correre e basta. Devi solo non morire. Eh no, è troppo difficile. Questo dovrebbe morire. Qui era buono perché stava in mezzo a tutti. Gli anni mi ha fatto fare un sacco di anni bonus in più, penso. Se no non penso ce l'avremmo. Cioè sì, ce l'avremmo fatta probabilmente comunque, però sto fight l'ho praticamente vinto da solo in mezzo a tutti. Questo game è stato ancora più difficile di quello di prima, perché ci avevamo purtroppo dei picchi difficili da giocare, che hanno intato hard, quindi... Cioè, intando diventa completamente inutile. Zed non ha fatto altro che intare tutto il game. GP invece se n'è cavata. Cioè, c'aveva un free matchup, cioè, però non me l'aspettavo che un GP potesse... giochicchiare, ovviamente non è che ha cagato. Non ha fatto quasi nulla, però non ha intato. Non male. Eh sì, lo so, Metal Dude, ma devo vincerli da soli game. Vuoi diventare jungle? Sì. Qua senza Karthus non penso avrei vinto. Vediamo un po' quanti danni abbiamo fatto. Intanto bronzo 3. Thank you Karthus. Eh già, non giocare più Bard, amico mio. Aspetta per giocare Bard. Allora, mettiamo 4 win, siamo, e mettiamo bronzo 3. Oh, ho aperto qualcosa per sbaglio. Oh. 4 win, bronzo 3. Allora, boh, no, per cosa ho reparto Kha'Zix? L'ho junglato, that's it.